Ciao ragazze! Allora, questo è il mio video di risposta al video tag di Lara, 6 prodotti di cui non posso fare a meno. E ho cercato di migliorare un pochino la luce, ma non so se ci sono riuscita perché ho cercato di girare il video nelle ore, insomma, di pomeriggio, un pochino più presto, perché l'altra volta l'avevo girato di sera, però mi sembra che il risultato comunque non sia granché cambiato. E vabbè, per ora mi devo accontentare, ci dobbiamo accontentare. Allora, se non vado errata, era un prodotto per i capelli, un prodotto per la pelle, un prodotto per il make-up e tre prodotti random a scelta. Allora io comincio con il prodotto per i capelli ed è questo balsamo, lo Splendor al cocco. Allora, a parte il fatto che ha un profumo veramente buonissimo, soprattutto per l'estate, perché comunque d'estate il profumo di cocco ti ricorda proprio la spiaggia, le vacanze, e d'inverno ti fa venire la nostalgia dell'estate. Ha un prezzo veramente irrisorio, anzi, allora diciamo che questo prezzo qui, 1,10 euro, forse è quello più alto, perché molto spesso mi è capitato di trovarlo a 90 centesimi, 95, 1 euro. È ottimo, perché? Allora, è un balsamo molto molto leggero, non appesantisce i capelli. Per quanto mi riguarda, mi ci trovo benissimo perché avendo i capelli ricci, non mi va ad appesantire il riccio, anzi, mi sembra che comunque migliori la situazione dei boccoli, cioè aiuti i ricci ad essere più elastici. Lo uso sempre, non mi dà problemi di risciacquo, si risciacqua anche abbastanza facilmente. E da quanto ne so, dopo aver indagato sui vari siti, tipo lo spazio di Lola, eccetera, eccetera, questo balsamo non contiene siliconi, e non ha sostanze no nocive per i capelli. Ci sono anche estratti, tipo, Altea, camomilla, malva, insomma, ci sono vari estratti vegetali. Per cui questo era il mio primo prodotto, mi ci trovo veramente molto molto bene. Poi, allora, il secondo prodotto era per il viso e io ho scelto questa crema idratante per il viso agli oli di rosa moschetta e di girasole con estratto di olivello spinoso. È della linea Bio Eco Cosmesi dell'Erbolario e devo dire che ormai saranno 3 mesi che la uso, perché volevo trovare appunto una sostituzione a prodotti, ecco, più chimici, più siliconici e anche più costosi. E ho letto delle buone recensioni e ho provato questa. Devo dire che per ora mi ci sono trovata bene. Va bene anche usata come base trucco, non ha un profumo particolarmente invadente, molto naturale, cioè dal profumo si sente che comunque è abbastanza naturale come prodotto, anzi credo totalmente, dovrebbe essere totalmente naturale. E è riconosciuto come antiossidante, contro i primi segni dell'invecchiamento cutaneo, ha parecchi estratti vegetali quali olio di rosa moscheta, olio di sesamo, girasole, rosa canina e vari altri. E devo dire, mi ci trovo benissimo. Poi il terzo prodotto era un prodotto di make-up. Ecco, io qui ho un po' trasgredito alla regola, nel senso che non è proprio un prodotto di make-up, in quanto gli altri tre random poi sono tutti e tre prodotti make-up. E è un burro di cacao, ed è un burro di cacao da cui io ho una vera e propria dipendenza. Ed è questo qua. Stick labbra dei provenzali. Ce l'ho sia al karité che all'olio di mandorle. Allora, questi burri di cacao secondo me non hanno niente a che vedere con tanti altri che si trovano in commercio, metti il Labello, eccetera, eccetera, Labrosan, senza nulla togliere, nel senso che comunque, cioè, sono burri di cacao che si possono usare anche quelli, però questo è veramente strepitoso. Allora, ammorbidisce le labbra all'istante. Ha un profumo delicato, questo qui sa proprio di mandorle, questo al karité anche ha un profumo molto delicato,
e non ne posso più fare a meno. Cioè, da quando ho iniziato a usare questi burri di cacao qua, non riesco più a usare gli altri perché mi sono trovata veramente troppo bene. Poi, io, soprattutto in inverno, comunque ai cambi di stagione, ho un problema di secchezza su un po' tutta la pelle, mi si screpola il naso. È facile che mi vengano tutte le pellicine e con questo, quest'inverno sono andata benissimo proprio. Poi, i tre prodotti per il make-up. Allora, inizio da questo. Glam Eyes Mascara della Rimmel. Allora, io... Questa è la versione black, ovviamente. E io mi trovo veramente molto bene con questo mascara. Perché non avendo poi insomma delle ciglia strepitose, normali, non sono cortissime o rade, però non sono neanche eccezionali. Questo pettinino, che credo sia di silicone, non so, comunque non è, sono quelli in materiale plastico, non sono a spazzola. Mi separa benissimo le ciglia una ad una, mi volumizza, allunga allo stesso tempo, dà una bella definizione, è di un bel nero, nero proprio nero, nero carbone. Mi ci trovo bene, che altro dire? Ecco, l'unico scoglio all'inizio è stato imparare un attimo ad utilizzare questo pettinino diverso, che comunque abituata col pennellino a spazzoletta era un po', boh, faceva un po' paura avvicinarlo all'occhio. Avevo paura un po' che di graffiarmi così. Però una volta presa la mano devo dire che è veramente ottimo e ho provato a cambiarlo ad usare altri mascara, ma alla fine ho ricomprato questo. Soprattutto non, ecco, ce l'ho adesso. Soprattutto il prezzo poi è abbordabile, comunque sembra che costi sui 9 euro, 8 euro, 9 euro. Poi un altro prodotto di cui non posso fare a meno è il mio ombrettino della MAC, il rice paper, questo qua. Perché, ma anche io ora faccio vedere questo qui della MAC perché comunque è quello che diciamo ha una resa proprio che mi piace di più. Però un qualsiasi ombretto beige chiaro, è un prodotto di cui io non riesco a fare a meno perché lo uso tutti i giorni. Ecco, questo è il rice paper, in quanto per dare una più freschezza allo sguardo, per illuminare un attimino il contorno occhi, lo sguardo comunque, io utilizzo sempre un colore chiaro qui all'angolo interno dell'occhio, per cui questo è un prodotto di cui non posso fare a meno. Poi l'ultimo è il blush. Allora, adesso vi faccio vedere questo, che è quello che sto utilizzando in questo periodo. Ovviamente con questa luce non si vede, eccolo. È il Pink Swan di MAC ed è proprio un rosa baby, molto molto carino, molto trasparente, non è un fard eccessivo, eccolo. Vi faccio vedere questo perché è quello che sto usando adesso, però diciamo che il prodotto di cui io non posso fare a meno è il blush in generale, nel senso che se mi capita di dover andare di super fretta, eccetera, eccetera, l'unico prodotto a cui proprio non riesco a rinunciare è il blush, perché dà subito quell'effetto salute un po' più curato, un po' più... Insomma, è un prodotto a cui non riesco a rinunciare, ecco, perché uscire tutta spenta proprio mi deprime. Questo era il mio video di risposta al video di Lara.